Ciao ragazzi, sono Cristian Manzi, infermiere del 118. Eh sì, aiutare il prossimo, soccorrere le persone ci dà sempre delle grandissime emozioni, ma ci mette spesso davanti ad un grande ostacolo, la paura. Qual è secondo voi quella situazione di emergenza, urgenza che più ci mette paura? Anche a noi professionisti, che non vorremmo mai incontrare. Eh sì, un bambino che sta male. Aiutare un bambino ci mette davanti ad un fortissimo impatto emotivo. E come possiamo gestirlo? Con la conoscenza. Uno degli strumenti più utili per gestire la paura è proprio la conoscenza, saper fare la cosa giusta al momento giusto. Disostruzione pediatrica. Come comportarci se un bambino rischia di soffocare? Prima di tutto, dobbiamo valutare se il soffocamento è parziale o totale. Prendiamo il bambino, mettiamolo davanti a noi e invitiamolo a tossire. Dai, fai la tosse, senza scuoterlo. Se il bambino riesce a tossire, noi dobbiamo soltanto favorire la tosse, perché l'ostruzione è parziale. Se invece, ragazzi, il bambino non riesce a fare la tosse, vediamo che si sforza, ma non esce nessun rumore e da rosso sta diventando cianotico, allora l'ostruzione è totale. Dobbiamo intervenire noi. Come? Prima di tutto dobbiamo posizionare il bambino con la pancia sul nostro avambraccio. Con la mano afferriamo la mandibola, ci mettiamo in ginocchio lasciando una gamba all'insù per creare un piano d'appoggio al nostro braccio. Importantissimo, dobbiamo ancorare il bambino stringendo la sua gamba tra il nostro fianco e il nostro braccio. Incliniamolo per favorire la caduta, aiutandoci con la gravità, e pratichiamo 5 pacche dirette in mezzo alle scapole del bambino. Così, ovviamente la forza deve essere tale da traumatizzare il torace, ma deve essere sempre regolata a seconda della grandezza del braccio del soccorritore e del corpicino del bambino. Una volta date le 5 pacche dietro la schiena, è il momento di girarlo. Lo mettiamo con la schiena sul nostro avambraccio. Con la mano prendiamo questa volta l'occipite. Poggiamo il nostro gomito sulla nostra gamba alzata e con la mano a bacchetta, ben rigida, al centro del torace pratichiamo 5 compressioni. 1, 2, 3, 4, 5. Continuate ragazzi ad alternare le 5 pacche finché il bambino si muove e ancora non ha espulso il corpo estraneo. Quando vi fermate? A. Quando il bambino espelle il corpo estraneo e riprende a respirare. B. Il bambino non espelle il corpo estraneo, smette di muoversi. Allora a quel punto lo mettete a terra supino e iniziate il BLS.